Buonasera a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Sahar e saranno passati decenni da quando ho filmato l'ultimo video, nemmeno ricordo più quale fosse. Sono nella mia camera ad Enna e non ho ancora trovato un modo per girare i video, penso si sia capito. Tra l'altro ho deciso di girare il video, mi sono andata a fare la doccia e tra poco il sole tramonterà, quindi diciamo che la luminosità non è dalla mia parte, né oggi né domani né dopodomani. Bene, come avrete capito dal titolo, oggi andrò a testare due prodottini che ho nella mia makeup collection da tipo quest'estate, ma che non ho mai testato, o comunque sì, non ho mai testato, soprattutto insieme, soprattutto il colore più scuro, per mancanza di tempo. Quindi ho deciso che oggi li andremo a testare insieme. Sono due prodottini, i miei capelli sono due prodottini di Wycon e sono due ombretti in giallo, due refill. Quando ho iniziato a truccarmi e sono andata comunque nei vari negozi che ci sono a Catania per vedere un po' i prodottini com'erano, se mi piacevano o meno, sono entrata in un negozio di Wycon e sono andata a sbocciare tutti gli ombretti e mi hanno fatto veramente veramente schifo, e stiamo parlando di tipo 4-5 anni fa. Devo ammettere che mi sono fortunatamente ricreduta su questi ombretti e su queste cialde, perché quest'estate sono andata a sbocciare appunto gli ombretti, queste cialde, e erano totalmente diversi. Sarà che avranno cambiato formula, adesso sono molto più burrosi rispetto a prima, che erano veramente veramente troppo secchi. E quindi niente, bando alle ciance e ciancio alle bande, io direi di iniziare subito il video legandomi i capelli, perché ok, dai, ci siamo. Come primo prodotto andrò ad utilizzare, scusate se sentite le macchine che passano sotto, ma l'unico modo per far entrare la poca luce che c'è ancora è quello di restare con la porta finestra aperta, quindi niente questo. Vabbè, ora off camera sistemo un po' la situazione. Dicevo che il primo prodotto che andrò ad utilizzare sarà un primer occhi per cercare di sistemare meglio la palpebra e soprattutto per dare un'opportunità di fissarsi ulteriormente agli ombretti. Quindi diciamo che voglio proprio dare tutte le possibilità, tutti i modi positivi affinché questo look diciamo venga bene. Gliele sto mettendo tutte, pure un primer che io non uso mai i primer. Bene, primer occhi messo, adesso queste due sono le due cialdine di cui appunto vi stavo parlando e che, se non ricordo male, vi ho fatto vedere la prima volta nel video haul di tutti i vestiti che avevo comprato su H&M. Sì, se non mi sbaglio sì, perché ho acquistato queste cialdine lo stesso giorno e sono una la numero 70 e una la numero 36. Quindi direi che con queste due cialdine si può andare a realizzare un bellissimo smokey eye autunnale, invernale, comunque. Perché questi colori magari possono risultare sgargianti, ma se iscuriti bene sono due signor colori. Quindi direi di andare a iniziare partendo dalla cialda più scura, ossia la numero 70, e la andiamo ad applicare su tutta la palpebra mobile. Ho fatto delle gaffe assurde e quindi registro nuovamente questa parte. Dicevo che io da quest'occhio sono veramente veramente cieca, vedo tutto sfocato, quindi quando vado a fare quest'occhio, quando vado a truccare quest'occhio, quindi lo tengo chiuso tipo sto così, io non vedo un tubo con questo, quindi va bene. Direi di procedere. Non ci posso credere, sto rifacendo la stessa gaffa, raga, ho un problema con la parola procedere. No, ho un problema con questa parola, oggi non la riesco a dire, io direi adesso di procedere, grazie, e andare ad utilizzare la cialda numero 36 per andare a sfumare. Come vedete, ora non so se è stato grazie al primer o se veramente i colori sono così,
Onestamente me lo ricordavo un po' più burroso questo colore. È un po' più secco di come l'ho descritto prima. Però, vedete, non ha problemi, inoltre non ha fatto fallout, cosa non da poco. Quindi io direi adesso di procedere con la numero 36 e andare a sfumare tutto. La luminosità del video inizia a scarseggiare, quindi io direi di sbrigarci a fare tutto. Come potete vedere, questo è il risultato della sfumatura. Ok, questo smokey è veramente veramente molto molto carino, non è né troppo eccessivo secondo me, né troppo comunque semplice, è nel giusto, non è un colore troppo scuro, non è un colore troppo chiaro, secondo me per le occasioni magari che sono non troppo importanti va veramente veramente bene. Quindi non sto dicendo che va bene per andare a fare la spesa, sto dicendo che magari quando avete un'occasione che non è eccessivamente importante come un matrimonio, che è wow importante, però se avete magari una laurea, un diciottesimo, un compleanno, questo qui potrebbe anche fare il caso vostro. Quindi io adesso direi di procedere velocemente con tutto il resto, base e tutto, e noi ci rivediamo dopo per le diciamo per le cose finali, che non mi sta venendo il termine giusto adesso, quindi per quelle lì, per le considerazioni finali. Allora, ho quasi finito il tutto, come potete vedere ho sistemato un po' anche l'angolo interno, l'arcata sopraccigliare e tutto, anche la base. Siamo quasi giunti alla fine, però per un look che comunque non è troppo carico, ma ok, per la gente normale questo look è veramente veramente tanto carico, di solito si opta per delle labbra nude. Quindi oggi cercheremo di assecondare le regole del make-up italiano e un lip lava. Questi sono i lip lava di Makeup Revolution, questa è la tonalità, non c'è scritto, no, non c'è scritto, comunque è un nude marroncino. E lo andremo ad applicare come rossetto quest'oggi. Ho dovuto cambiare l'inquadratura, adesso siete messi dalla parte opposta, semplicemente perché non c'era più luce fuori e quindi ho dovuto accendere la luce della mia cameretta. Comunque, questo è il look finale. Devo dire che mi piace, bello, è veramente bello, elegante. Tutte queste cose vado a togliermi immediatamente questo lip lava, perché raga, io non sono abituata ai gloss. Io non sono abituata ai gloss. Sarà bellissimo, comunque anche molto corposo. Si sente e non si sente sulle labbra, ok? Uno dei gloss più buoni al mondo sicuramente, ma io non sono abituata alla sensazione di avere un gloss. E tra l'altro il colore, non lo so, voi sapete che io sono abituata ad avere colori scuri nelle labbra, quindi vado a mettermi un bel rosso fuoco e così siamo tutti felici. Io spero che questo video vi sia piaciuto, ovviamente direi che come considerazioni finali gli ombretti sono promossi, non dico a pieni voti perché ancora li devo testare nel tempo. Però per il momento sono promossi, vi farò sapere successivamente magari nelle Instagram stories, seguitemi su Instagram,
vi farò sapere nelle Instagram stories se durano nel tempo, se vanno nelle pieghe oppure no. Però vi ricordo che ho utilizzato un primer stasera, quindi come dire, utilizzando questo primer, insomma, sì e no, non so se le considerazioni dopo serata saranno ancora veritiere. Io vi mando un bacione, lasciate un like se questo video vi è piaciuto, mi raccomando iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram e tutte queste belle storielle che sapete già.